Ciao a tutti, sono Stefano Ranucci, il presidente dell'associazione Alfa Omega Metapsichica, articolista presso le riviste Phoenix, X-Time ed Era e scrittore presso la casa editrice Arcadia. La mia associazione è nata nel 2004 insieme all'aiuto del socio e amico Simone Giorgi. La nostra associazione si occupa di fenomeni paranormali e lo studio di tutto ciò che riguarda il mistero. E siamo tuttora operanti in tutto il territorio nazionale e dopo tantissimi anni di ricerche sia teoriche che pratiche è nata l'esigenza di pubblicare un libro che contenesse appunto tutte le nostre ricerche e il nostro bagaglio formativo. Questo libro è intitolato Fisica dell'altro mondo, quando scienza e fisica quantistica spiegano il paranormale. E la nostra associazione è un'associazione che si occupa di parapsicologia, ma solo sotto un aspetto prettamente scientifico, e questo ci ha permesso appunto in questi anni di ottenere risultati assolutamente oggettivi. Questo libro lo consiglio tutti quanti perché è un testo molto interessante e si diversifica moltissimo da quei soliti vademecum sul cacciatore di fantasmi che ormai sono divenuti moda. Infatti, nei primi capitoli del nostro libro viene subito fatta una distinzione tra il Ghost Hunter, che è un termine nato in America da Hollywood, che predilige appunto un aspetto scenografico piuttosto che una ricerca vera e propria. Io non mi reputo appunto un esperto di paranormale, ma un esperto di fenomeni fisici conosciuti, poiché per poter definire qualcosa come paranormale dobbiamo prima conoscere cosa è normale. E questa è una cosa importantissima che purtroppo oggigiorno non è così scontata. Questo testo contiene informazioni su come smascherare o comunque capire al meglio i fenomeni che si presentano davanti al ricercatore e la maggior parte di essi, appunto il 99,9%, sono fenomeni spiegabili e che possono essere riconducibili a fenomeni naturali. Ciò accade perché ovviamente per casualità o comunque per dei motivi appunto razionali. Non sempre le persone riescono a identificarli per ciò che sono realmente, proprio perché ci sono delle lacune di conoscenza riguardo appunto queste fenomenologie, poiché appunto per riconoscere se un suono è o no anomalo, sarebbe opportuno magari studiare il suono, così come a livello visivo studiare il fenomeno dell'ottica. Ovviamente una formazione scientifica è ciò che appunto serve, è fondamentale per un ricercatore, altrimenti sarebbero delle ricerche poco oggettive ma lasciate al caso. Le fallacie logiche sono un argomento molto importante e anche molto interessante, infatti queste vengono utilizzate proprio appositamente per avere ragione, ma ovviamente sono errori di ragionamento che vengono scambiati per ragionamenti seri e diciamo funzionanti. Così non è. Io nelle mie conferenze faccio sempre un esempio che lascia tutti a bocca aperta e che appunto fa riflettere. Spesso le fallacie logiche vengono utilizzate dagli avvocati. L'esempio di cui parlo è questo. Se io ti dicessi,
Hai smesso di picchiare la tua compagna? Se rispondi sì, significa che prima la picchiavi. Se tu rispondi no, vuol dire che ancora oggi la picchi. Quindi qualsiasi risposta tu possa dare ha comunque un esito negativo. E ovviamente questo è un esempio che lascia sempre un po' pensare, no? Quando diciamo, lo spiego. E così anche i credenti quando parlano di paranormale, poiché appunto credono fermamente in quello che dicono, possono anche incappare in queste fallacie. Il mio testo comunque contiene tantissime altre informazioni che possono aiutare sia il credente che magari vuole conoscere meglio il fenomeno e studiarlo sotto un aspetto diverso da quello che già utilizza, o anche insomma per chi ha una mente più scientifica, più razionale, questo testo comunque è consigliato insomma un po' a tutti. È un valido aiuto per chi comunque volesse iniziare a svolgere delle ricerche o comunque ad approfondire quest'argomento, che appunto è un argomento penso universale. Alla fine tutti ci poniamo la domanda, no? Su cosa ci sia realmente dopo il trapasso. Ovviamente il testo parla anche di psicopatologie e non intendo soltanto allucinazioni o comunque esempi che diciamo sono alla merce di tutti. Parlo anche di errori che sono causati dalle limitazioni che ha il nostro corpo. Infatti l'essere umano non è una macchina perfetta e i nostri sensi possono farci indurre in errore. Ovviamente la nostra vista, così come il nostro udito, hanno comunque dei margini di errore, poiché noi non, comunque non possiamo osservare ed ascoltare tutto ciò che appunto ci circonda. Giusto per fare un esempio, il suono che noi possiamo ascoltare è un campo di frequenze che va dai 20 ai 20.000 Hz. Tutto ciò che è al di sotto dei 20 Hz è infrasuono e tutto ciò che è sopra dei 20.000 è ultrasuono. Quindi anche se noi utilizziamo delle attrezzature, no? Che possono ovviamente permetterci di ascoltare frequenze che con il nostro udito non possiamo sentire, anche le attrezzature hanno appunto un campo di tolleranza e una percentuale di errore. Ecco, in questo testo noi spieghiamo in maniera dettagliata proprio queste informazioni qui, utili sia in fase di ricerca che poi in fase di analisi. Il nostro corpo, per esempio, quando è in stato di stress, produce più cortisolo, che sarebbe un ormone. Questo ormone, dopo alcune ore, ci fa sentire stanchi, debilitati. Molti ricercatori, durante le indagini, dicono di sentirsi male, di sentirsi deboli, come se qualcuno gli avesse prosciugato le energie. Ecco, spesso questa sensazione viene spiegata dai ricercatori come un fenomeno paranormale, come se un'entità gli avesse succhiato l'energia per poi manifestarsi. Ecco, queste sono tutte stupidaggini, perché, come sappiamo, appunto, questo cortisolo è la fonte, no? di questo problema. Ecco, per ovviare questo problema, semplicemente bisogna bere dell'acqua. Queste sono appunto informazioni che puoi conoscere soltanto se hai una formazione, se hai approfondito molto, diciamo, la parte teorica. Ovviamente parliamo anche di analisi spettrografiche del suono, analisi biometriche o semplicemente analisi fotografiche.
spiegando come analizzare i metadati, quindi le informazioni base, no? Della fotografia per sapere se le immagini sono ritoccate o se sono originali, e tutte quell'insieme, no, di fenomenologie che non sono paranormali e che vengono scambiate appunto sempre per anomalie, come ad esempio la pareidolia, le luci a spirale, tutti fenomeni anche fotografici che non tutti conoscono. In questo testo inoltre sono presenti delle nozioni di fisica teorica, delle ipotesi che io ho fatto e che spiegherebbero in un qualche modo l'esistenza della vita dopo la morte, ma ovviamente, come ho detto poco fa, sono nozioni di fisica teorica, quindi nulla di dimostrato, ma sono un interessante spunto su cui meditare. Uno dei principi base della fisica spiega che l'energia non si crea, non si distrugge, ma si trasforma. Quindi già questo fa capire che comunque in qualche modo qualcosa di noi resta. Se prendiamo anche come esempio la teoria della relatività di Einstein, sappiamo che E uguale mc al quadrato significa energia uguale massa per la velocità della luce al quadrato. Quindi se l'energia è uguale alla materia e la materia appunto è uguale all'energia, energia non si può creare, non si può distruggere, ma si trasforma. Sappiamo in qualche modo, no, che c'è qualcosa di immortale. Poi ovviamente nel testo l'argomento è molto più approfondito. Parliamo dei vari stati della materia. Sappiamo infatti che c'è il 95% della materia nell'universo che non può essere osservata in maniera diretta, neanche con degli strumenti. Questa materia viene chiamata materia oscura. Noi possiamo vedere solo quel 5% della materia che esiste, quindi abbiamo una totale ignoranza di ciò che abbiamo, insomma, intorno. Possiamo quindi vedere solo il 5% della materia. Questo è un fattore molto rilevante poiché appunto ci fa intendere che quello che noi vediamo con i nostri occhi non è l'unico universo visibile, che quindi la realtà non è quella che noi vediamo con i nostri occhi, ma c'è molto di più. Poi ovviamente negli ultimi decenni sono state fatte molte ricerche, molti studi scientifici sensazionali. Sempre nel mio libro, ovviamente, parlo dell'esperimento delle due fessure, un esperimento che, riassumendo, ci fa capire che le particelle dei fotoni hanno una sorta di intelligenza e si comportano in un modo rispetto ad un altro, in base al fatto che ci sia o no un osservatore. Questa cosa è una cosa sensazionale perché siamo abituati a pensare che gli unici ad avere un'intelligenza siamo noi esseri umani, o comunque siamo abituati ad accomunare l'intelligenza ad apparati complessi come ovviamente il cervello. Sapere che appunto esistono delle particelle, appunto i fotoni, che hanno un'intelligenza è un qualcosa di sensazionale, cioè pensando al cervello che ha una dimensione e a quella di una particella, insomma, la differenza si nota ed è sensazionale. Quindi queste nuove scoperte danno anche adito a nuovi pensieri, a nuove riflessioni. Ecco, certo, ovviamente quello che io dico è sempre da prendere con le pinze, ma io lo dico sempre, cioè sono spunti e sono modi per portare avanti la ricerca e per capire se poi sono delle stupidaggini o se poi magari, no, in futuro ci saranno riscontri. Questo il tempo lo saprà dire. Ovviamente per chi è appassionato di misteri o comunque
è interessato a questi argomenti, magari ha un modo diverso, no? Di affrontare una tematica così affascinante, così come difficile. Questo è tutto. Vi ringrazio per avermi dedicato del tempo e chiunque volesse maggiori informazioni sulle ricerche dell'associazione o magari informazioni in privato sulle attività che svolgiamo o comunque più semplicemente per parlare del libro, potete scrivermi sia sui vari siti internet che sono www.stefanoranucci.it e www.metapsiche.com che è il portale web dell'associazione. Grazie ancora e a presto.